Bentornati sul nostro canale. Quello che vi andiamo a presentare oggi è un primo piatto veramente sfizioso. Andiamo ad utilizzare un ortaggio di stagione, ovvero l'asparago. E questo primo piatto, ovviamente, per la sua bontà e ricchezza di gusto, è ideale anche per presentarlo, ad esempio, nel pranzo di Pasqua. Vi stiamo parlando degli spaghetti, asparagi e speck. Ovviamente per un pranzo particolare potete anche cambiare la tipologia di pasta, optare non per gli spaghetti ma per un'altra tipologia di pasta, sia lunga che corta. Comunque il piatto si abbina molto 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 bene. Ma ora andiamo subito a vedere la preparazione di questo piatto, ricordandovi che gli ingredienti li trovate nella descrizione, non mancate di iscrivervi al canale. E la prima operazione da fare, come avete visto, è lavare gli asparagi, rimuovere la parte del gambo, quella bianca, quella più dura, e tagliare via le punte. Quindi metteremo via da parte le punte e i gambi, la parte centrale dei gambi. Per quanto riguarda la parte centrale, andremo a cuocerla al vapore. Tempo di cottura 15 minuti, con il coperchio, in maniera tale gli daremo questa cottura dolce, che non andrà a compromettere troppo il sapore del nostro asparago. In alternativa, chiaramente, potete bollirlo in acqua bollente. 15 minuti sono più che sufficienti per rendere il gambo molto tenero, anche perché dopo vedrete che cosa andremo a fare. Abbiate cura anche di conservare l'acqua di cottura al vapore, che dopo ci servirà. A questo punto non ci resta altro che prendere una padella diametro 28 fonda, quella poi ideale per far saltare alla fine la pasta, e ci mettiamo dell'olio d'oliva extravergine, lo mettiamo su una fiamma minima. A questo punto non ci resta altro che mettere il nostro speck in padella. Ovviamente abbiamo già messo abbondante acqua salata per la nostra pasta. Facciamo rosolare il nostro speck 2-3 minuti, dopodiché mettete le punte che abbiamo messo da parte, punte che facciamo insaporire insieme allo speck altri 5 minuti, fiamma sempre bassissima. Nel frattempo si sono leggermente raffreddati i nostri gambi, quindi possiamo metterli nel nostro boccale del nostro frullatore insieme all'acqua di cottura al vapore e gli diamo una bella frullata. Quindi creeremo con i gambi una bella cremina di asparago. Ora è giunto il momento di aggiungere i gambi degli asparagi frullati all'interno della nostra padella. Li aggiungiamo e mescoliamo ben bene, in maniera tale che lo speck si amalgami alla perfezione con i nostri asparagi. Non salate ancora per il momento, saleremo più avanti. Fate sì che lo speck rilasci tutta la sua sapidità in padella, dopo più avanti andremo a regolare di sale. Portate a bollore, dopodiché, una volta che inizierà a bollire, questa fase, la vostra pasta dovrebbe già bollire in maniera tale da poterla mettere in pentola, dipende molto dal tempo di cottura della pasta. A questo punto aggiungete la panna, ovviamente la cottura si bloccherà e attendete che torni a bollore. Questo è il momento di assaggiare per regolare di sale, in maniera tale che avete già tutti gli ingredienti in padella e potete andare ad aggiustare alla perfezione di sale. Scolate 3 minuti prima della cottura perfetta al dente la vostra pasta e abbiate cura di conservare un po' di acqua di cottura. Quindi terminate la cottura della pasta in padella mescolando di continuo, in maniera tale che la pasta continui ad assorbire il sugo e quindi il sapore degli asparagi, per una trade union di sapori veramente particolare. Se il sugo si asciuga troppo durante la cottura, aggiungete l'acqua di cottura della pasta che avete messo da parte. A cottura ultimata è il momento di dare una generosa pepata, quindi mettete il pepe ovviamente a piacere perché dipende molto dai vostri gusti. Mescolate e impiattate. Ora chiaramente per impiattare cercate sempre di mixare bene lo speck dagli asparagi, perché lo speck ha la tendenza ad andare sotto mentre gli asparagi ovviamente si mescolano bene con gli spaghetti. Quindi impiattate nel piatto, magari decorate con qualche asparago superficiale che fa sempre colore. Ebbene, la ricetta è finita qui. Devo dirvi che è stata una ricetta veramente che ci ha stupito quando l'abbiamo portata a tavola, perché ha unito molto bene la sapidità e il profumo particolare dello speck con la delicatezza dell'asparago, per una portata che è stata realmente divorata. Non ci resta altro che augurarvi buon appetito e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao da Max e Cocco.